La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, ottimismo dei mercati internazionali dopo il progresso dei colloqui a Pechino per un accordo sui dazi. Il corrispondente Claudio Pagliara. 3 giorni di negoziati, uno più del previsto a Pechino, alla ricerca di un'intesa che scongiuri una guerra commerciale senza quartiere tra Stati Uniti e Cina. Le delegazioni dei due paesi al termine dei colloqui hanno tenuto le bocche cucite. Trump via Twitter infonde ottimismo. I mercati asiatici oggi in rialzo sembrano credergli, ma molti osservatori sostengono che i 3 mesi di tregua concordati da Washington e Pechino per trovare un compromesso siano pochi. In caso di fallimento, le tariffe imposte dagli USA sulle merci cinesi aumenterebbero dal 10 al 25% e la Cina ribatterebbe colpo su colpo. Lo scontro tra le due superpotenze economiche avrebbe effetti recessivi globali. Trump ha iniziato la guerra commerciale con la Cina, ma allo stesso tempo chiede il suo aiuto per risolvere la crisi nordcoreana. Negli ultimi 2 giorni Kim Jong-un ha compiuto una visita a sorpresa a Pechino. Questo è il treno che lo riporta a Pyongyang. Ancora scarni dettagli e nessuna immagine ufficiale. Si sa solo che il presidente Xi Jinping ha tenuto in onore del leader nordcoreano, che ha compiuto ieri 35 anni, un ricevimento ufficiale. L'incontro tra i due leader alla vigilia di un nuovo summit tra Kim e Trump, dato per imminente, da cui dipende la sorte del difficile negoziato sulla denuclearizzazione della penisola coreana.